te di questo calo così netto. Se il 19 dovesse accadere, quando ritorna una decina di volte, dovesse accadere, sono estremamente scaramantico, che sia, questo ve lo assicuro, che sia accolto, un impegno ve lo assicuro, che sia accolta la sospensiva, bisogna assolutamente fare quello che dice. Cioè andare da questi signori e minacciare di denunciarli se continuano a fare quello che già stanno facendo regolarmente. Comunque io perché la gente telefona, perché è già buttato via. E dicono che non c'è di più il reparto. E questo è qualcosa che è una turbativa di quello servizio. Perché attualmente il reparto c'è. Io sto già buttato via anche. Quindi bisogna assolutamente fare questo tipo di intervento. Se 19 anni verso l'ultimo. La ginnastica reparto, i dottori dei ginecologi, non faccio i nomi. A un'amica di mia figlia che deve a partorire, non so se ha fatto adesso, gli ha detto di andare a macerare perché il passo non si fa più. Non è vero. Quando gliel'ha detto questo? Quando? Questo è stato un mese fa che io lo so, che lei doveva andare a macerare a fare la ginnastica di parto. Che gliel'ha detto sì, ma che è vero no? Perché gli ha detto le cazzette pure ai dipendenti, che non deve travelare certe cose. È una vergogna. Scusate un attimo, Marco. Io ti chiedo questo, sei avvocato, no? Visto che si sta verificando questa situazione, che appunto le donne gli vengono indicati nuovi... Dirottati. Noi non possiamo fare una iniziativa, non so, giuridica... Io credo di chiedere sì, un risarcimento... La del 19 febbraio è vicina. Non è giustificabile sin d'ora, cioè anche attualmente. È il 13 di febbraio... Certo. Non è giustificabile quello che mi dicono sta avvenendo, non ho prove, ma siccome ce l'ha detto diverse persone, non è giustificabile. Ma dopo il 19 febbraio, se dovesse andare nel verso giusto, che viene accolta la sospensiva, il merito magari viene fissato fra un anno, voi capite che questi signori ci tagliano fuori in altro modo, se perdono il ricorso ci tagliano fuori perché ci fanno terrorismo, allora bisognerà attivarsi immediatamente, facendo immediatamente una denuncia per chi lo farà, e quella è un'interruzione, una turbativa, spaccata. Potrebbero pure cominciare a fare le delibere per fare un concorso per i due medici che fanno in pensione, se fa avercia sospensiva. Comunque, se rimane aperto, competenza della direzione sanitaria fa venire altri ginecologi, certo. E non dire che siamo qui, il reparto c'è, noi faremo deve essere funzionale al 100%. Il problema di Di Gianello è un problema che loro, perché cercano già di attuare, questo si era paventato anche 2 anni fa, mi ricordo, quando si parlava delle cose, si diceva, in questa maniera cercheranno di fare in modo via le persone verso Materazzo. Però, prego, ma anche l'anno scorso l'hanno fatto, però nonostante tutto siamo arrivati a 5 anni, anche l'anno scorso facevano così, negli 8 giorni la vedete. C'è chi mi dice cose. Allora, il reparto è pressoché chiuso, cioè i due ginecologi sono fuori da gennaio praticamente, per cui li stanno dirottando tutti sugli ospedali limitrofi. Stanno già, Mantovani va all'ospedale praticamente non più tutti i giorni, ma ci va quando gli fa comodo. Gli ha detto tu dal 1 gennaio sei fuori, perché vai in pensione. Lui è arrivato al massimo per cui gli stanno dirottando prevalentemente verso Macerata e Civitanova. È chiaro che, ma proprio lì, quando telefonano in ospedale, gli dicono guarda che io parto chiuso. Meno fiducia dei cerchi, guarda un po'. Questo è un altro discorso, c'è meno fiducia, è personale. Se adesso loro piazzano i due ginecologi, è chiaro, arriveremo a 100 parti, insomma faremo delle denunce. Bisogna fare qualcosa per forza. Però no. Allora, ripeto,